È bello avere un sentiero tracciato. Credo che chiunque cammini in montagna sappia quanto è più facile seguire un percorso. E questo percorso è stato indicato con grande chiarezza dalla Corte Costituzionale. È uscito con una sentenza molto bella perché molto equilibrata, calcolato anche la difficoltà, l'enorme difficoltà che la Corte ha sicuramente dovuto affrontare nell'esplorare una materia in cui certamente la parte più rilevante sarebbe dovuta essere il retaggio del Parlamento, che è invitato in maniera esplicita a prendere le sue decisioni in ordine a questa delicatissima materia. In realtà, per l'anno che era stato tributato per poter svolgere questa attività, nulla ha fatto. Fabiano, da quello che l'abbiamo potuto conoscere attraverso le parole di quelli che l'hanno amato, di quelli che gli sono stati vicini, era un combattente, era uno che la sua vita la determinava, e questa caratteristica credo che non l'abbia persa fino all'ultimo momento. Ha combattuto, ci ha provato, ha fatto le terapie, ha tentato con terapie sperimentali, ha capito che non c'era nulla da fare, che quelle grame condizioni sarebbero state il prosieguo della sua vita fino a una morte che sarebbe intervenuta forse anche in termini molto, molto lunghi, ma in condizioni per lui inaccettabili, e autonomamente ha determinato di terminarla. Quella vita non la voleva, ha sicuramente scelto autonomamente l'unica strada, in fondo, di strade lui non ne aveva tante. La strada era continuare con l'esistenza o decidere di porre fine. Delle due opzioni ha scelto quella che certamente gli è parsa più dignitosa. La conclusione di questi pubblici ministeri è che, alla luce del disposto e delle conclusioni della Corte Costituzionale, la sentenza 242 del 2019, e valutate come sussistenti tutte le condizioni indicate dalla sentenza, l'imputato Marco Cappato debba essere dato assolto perché il fatto non sussiste. Grazie.